Era una bella città, ma ora è bellissima. Il sole, il mare, i fichi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, è per esempio quello che voi chiamate piaghe. Una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, è l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, gli è sicca. Una brutta cosa. Ah sì, è una bruttissima cosa, l'avevo sentita infatti. Ma è la natura e non ci possiamo fare niente. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella tezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. E ci fanno nemici, famiglia contro famiglia, troppe macchine. Scusi se l'ho messa in mezzo a questo traffico, davvero, rimango un minuto per salutare Maria e vado in albergo. No, anzi, è un piacere. Maria le ha preparato una bella stanza, lei può restare quando vuole, anzi deve restare, Maria la sta aspettando.